Fagioli. Dato la chiarezza in questo momento in nuova centro dopo un lungo attenti forte che sono destinate. Questo potere è solo quello di non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. Il merito anche di re e soprattutto del popolo. Il sottomarino Kursk è affondato con tutti i membri dell'equipaggio. Apriamo questa edizione del telegiornale con le notizie relative a quanto è accaduto nel mare di Barents. Sappiamo che ci sono dei sopravvissuti. L'equipaggio ha ancora ossigeno per almeno altri 10 giorni. Gli 11 paesi membri della NATO hanno offerto il loro aiuto alla Russia, ma non c'è ancora richiesta ufficiale da parte di Mosca per aiuti internazionali. Ora finalmente lo sappiamo anche noi. Sì, lo sappiamo anche noi. Voglio che il mondo intero ascolti quello che ho da dire. Che cosa avete fatto per salvare i nostri figli? Quali stupide decisioni avete preso? Quanto ancora durerà questo strazio? Quanto prendono i nostri ragazzi? Ditelo, $50 al mese. E ora sono rinchiusi nel fondo dell'oceano. È per fargli fare questa fine che ho tirato su mio figlio? Alle 11:28 del mattino di sabato 12 agosto del 2000 una misteriosa esplosione scuote le acque del mare di Barents tra la Russia e la Norvegia. Poi, 2 minuti e 15 secondi dopo, un'altra esplosione 100 volte più potente della prima. Il Kursk, il fiore all'occhiello della marina, della flotta sovietica, della flotta russa, il più grande sommergibile nucleare d'attacco del mondo, si inabissa in fondo all'oceano Artico a 100 metri di profondità. Il mondo intero assiste impotente alla tragedia di quei 118 membri dell'equipaggio intrappolati nel relitto in attesa di soccorsi che non arriveranno mai. Ma come è affondato il Kursk? È stato davvero un incidente? Perché non è stato possibile salvare nessuno? Per provare a rispondere a queste domande dobbiamo partire dall'inizio. È la primavera del 2000. Il 26 marzo 2000, Vladimir Putin viene eletto presidente della Russia. Davanti a sé ha 4 anni di mandato, 4 anni nei quali dovrà far risorgere l'orgoglio nazionale, dare nuovo vigore all'esercito e porre un freno al potere degli oligarchi, i nuovi miliardari arricchitisi sotto Boris Yeltsin. Rispetto a Yeltsin, ma anche a Gorbaciov, l'investitura di Vladimir Putin sembra un ritorno al tempo degli zar. Nei 15 anni precedenti la Russia si è aperta al mondo, a fatica ha cercato di darsi una forma democratica, ma la democrazia ha portato anche il caos. Per Putin è un'ulteriore sfida. Giuro, come presidente, di operare negli interessi della Federazione Russa. Vladimir Vladimirovich Putin è entrato in carica in qualità di presidente della Federazione Russa. Il primo obiettivo del neo presidente è ridare orgoglio alla nazione e riportare la Russia al ruolo di superpotenza che aveva negli anni della Guerra Fredda. A soli 4 mesi dall'investitura, Putin fa la sua prima mossa. Alla fine di luglio, in uno sfoggio di potenza e orgoglio, Mosca celebra la flotta della Marina Russa. Con questa sfilata hanno inizio le esercitazioni militari più importanti dalla caduta dell'Unione Sovietica. Il presidente Putin ricorda pubblicamente al mondo: la potenza della Russia non accetterà confronti negli oceani del pianeta. Vladimir Putin non immagina minimamente che proprio nelle profondità dell'oceano sta per verificarsi una tragedia immane.
Il suo futuro politico, così come quello del mondo intero, sono in pericolo. Il pianeta è di nuovo sull'orlo della Terza Guerra Mondiale. Mercoledì 9 agosto 2000. Nel mare di Barents, all'estremo nord della Russia, ha inizio un'imponente esercitazione navale. Decine di navi da guerra, aerei da combattimento e sottomarini sono schierati in una zona relativamente piccola. Tra questi c'è il Kursk, l'ultimo sottomarino nucleare d'attacco dei 10 del gruppo Ante. Il Kursk era considerato il sottomarino del XXI secolo. Grazie alle sue caratteristiche militari ed elettroniche, era sicuramente il sommergibile più avanzato al mondo. Non a caso, gli americani lo chiamavano il killer di qualunque portaerei. Il Kursk è grande quanto uno stadio di calcio ed è alto come un palazzo di 8 piani. Nessun sottomarino fra le flotte occidentali può essergli paragonato in quanto a potenza e capacità militari. Per i russi a renderlo invincibile è soprattutto il suo doppio scafo. Chiudete la camera di lancio. Tra le armi ad alta tecnologia di cui dispone, 24 missili di ultimissima generazione, con testate nucleari multidirezionali e un sistema di guida automatico, ciascuno con una potenza nucleare pari a 40 volte quella della bomba di Hiroshima. Venerdì 11 agosto 2000. La prima missione del Kursk nell'ambito dell'esercitazione prevede il lancio di uno di questi missili. Lancio effettuato. L'operazione viene eseguita con successo. Ma il Kursk è anche dotato di un siluro di eccezionale potenza, lo Shkval. Fino ad oggi nessun paese straniero è riuscito a decifrarne i segreti. Un sistema chiamato supercavitazione crea uno strato gassoso in grado di eliminare ogni tipo di frizione con l'acqua e di rendere lo Shkval capace di viaggiare alla velocità di circa 400 km orari, 10 volte più veloce di qualsiasi siluro di fabbricazione occidentale. E i russi continuano a studiare per aggiornarne la tecnologia. È proprio questa potentissima arma, forse, alla base della tragedia del Kursk. Un paio di tonnellate che viaggiano alla velocità di 300 nodi. Un'energia immagazzinata dal potenziale micidiale. È un vero e proprio proiettile in grado di passare lo scafo di qualsiasi altra nave, anche senza una testata esplosiva. Giravano voci che dal Kursk avrebbero provato un nuovo siluro. Avevo sentito qualcosa del genere 1 o 2 mesi prima dai nostri servizi segreti. 5 aprile 2000. Su ordine di Vladimir Putin, la polizia segreta russa arresta Edmund Pope, un americano accusato di azioni di spionaggio sul siluro Shkval. L'ultimo viaggio, quello in cui venni arrestato, era il mio 27esimo in Russia. Pope viene arrestato nel suo hotel dall'FSB, l'ex KGB, e viene trovato in possesso di documentazione segreta. È in contatto con l'inventore dello Shkval, Anatoly Babkin, che viene a sua volta arrestato. Per me non c'è dubbio che prima dell'elezione di Putin ci fosse una misura d'emergenza, che le decisioni ai livelli alti fossero già state prese, e cioè che quando il nostro uomo, Vladimir Putin, sarebbe diventato presidente, avremmo dimostrato che ci eravamo allontanati dal regime di Boris Yeltsin. Come per ogni altro caso di spionaggio nell'ex Unione Sovietica, anche il processo ad Edmund Pope si tiene a porte chiuse. Pope verrà condannato a 20 anni di lavori forzati, ma rilasciato dopo 9 mesi a seguito di colloqui intensi tra Putin e Clinton. Sul momento, nella primavera del 2000, nessuno mette in relazione l'arresto di Pope con il Kursk. Ma non c'è dubbio che il momento del suo arresto sia stato studiato con cura per impedirgli di passare altre informazioni agli americani. Anche dopo la fine della guerra fredda, insomma, l'intelligence occidentale è affamata di informazioni sui russi e sui loro armamenti, e un'esercitazione navale come quella dell'agosto del 2000 è un'occasione troppo importante per lasciarsela scappare. Nel mare di Barents, infatti, sono già presenti molte navi spia di altri paesi. Ci sono 2 sottomarini americani, il Memphis e il Toledo,
un sottomarino nucleare inglese, una nave della NATO equipaggiata per lo spionaggio elettronico, una nave spia norvegese, oltre ovviamente ai satelliti e agli aerei da ricognizione americana. Secondo la rivista Scientific American, l'intelligence americana sa inoltre che all'esercitazione partecipano anche in qualità di osservatori alcuni ufficiali cinesi. Per Putin, la ricostruzione della Russia passa anche attraverso la vendita di armi a paesi nemici degli Stati Uniti, di cui il nuovo presidente russo ha bisogno per lo sviluppo economico e politico del suo paese. Ma corteggiare la Cina per Putin è un gioco molto pericoloso. Venni a sapere da varie fonti che c'erano alcuni funzionari cinesi a bordo. So per certo che i cinesi hanno già acquistato lo Skval. Se i cinesi erano lì, significava solo una cosa, che i russi cercavano di vendere a Pechino la nuova versione. In realtà l'esercitazione navale nel mare di Barents è al centro di un'azione altamente strategica, un'operazione che potrebbe condurre ad un nuovo conflitto mondiale scatenato da Russia, America e Cina. Sabato 12 agosto 2000, ore 8:51, il Kursk annuncia alla torre di controllo della nave ammiraglia, la Pietro il Grande, che sta scendendo a circa 20 metri di profondità. Perché i satelliti occidentali notano delle imbarcazioni che cambiano direzione per circondare l'area dell'esercitazione? Poi d'improvviso si levano in volo alcuni caccia russi, senza alcun preavviso alle autorità della NATO. Gli ammiragli della flotta del nord della Repubblica Russa rifiutano ogni commento ufficiale. A bordo del Kursk, ad alcuni membri del personale viene ordinato di indossare le tenute di sopravvivenza. Sono le 11:28 della mattina di sabato 12 agosto 2000. Dentro al Kursk, tutto è pronto per il lancio del siluro. A Mosca, invece, Vladimir Putin lascia il Cremlino per un periodo di vacanza sul Mar Nero. Nello stesso momento avviene una forte esplosione nella parte anteriore del sottomarino, nella camera di lancio prodiera. Scatta l'allarme. Nel doppio scafo del Kursk si è aperta una falla. Dunque nello scafo del Kursk si è aperta una falla, l'esplosione si è verificata a prua del sommergibile vicino al comparto dei siluri. A questo punto il comandante dovrebbe premere il pulsante d'emergenza e riportare il sommergibile in superficie. Invece il comandante del Kursk non lo fa e non ordina neppure il lancio della boa di emergenza. Al contrario, il comandante dà ordine alla sala macchine di procedere avanti tutta. Perché allora il comandante si comporta come se il Kursk fosse sotto attacco? Ma intanto, la tragedia del Kursk è solo l'inizio. 2:15 più tardi si verifica una seconda esplosione. La seconda esplosione, quella che attrasse la nostra attenzione, fu fortissima. Direi 100 volte più potente della prima. La seconda esplosione crea una falla gigantesca nella prua del Kursk. Il sommergibile precipita di un centinaio di metri verso il fondo. L'equipaggio spegne i due reattori nucleari. Sui 118 membri dell'equipaggio, 23 riescono ad arrivare a poppa del sommergibile. Tutte le unità straniere presenti nell'area sentono le due esplosioni distintamente. Ciò nonostante, l'ammiraglio Popov, che ha il comando dell'esercitazione, ordina alla nave ammiraglia, la Pietro il Grande, di allontanarsi. Nella zona del Kursk, la Marina russa invia subito in perlustrazione un mini sottomarino ultrasegreto, l'AS-15. A bordo vi è un'unità speciale di sommozzatori dei servizi segreti. La flotta russa dispone di un'unità di sommozzatori di grande esperienza. In seguito, la stampa chiederà perché non si è fatto ricorso a quest'unità per un'operazione di salvataggio. Da Mosca risponderà solo un silenzio, coperto da due parole. Top secret. Popov fa ritorno sulla terraferma a bordo di un elicottero. Per diverse ore nessuno lo vedrà più.
Sabato 12 agosto, tardo pomeriggio. Attorno al Kursk vengono sganciate alcune bombe di profondità. Secondo le autorità russe, servono a segnalare al Kursk di far ritorno in superficie. Secondo alcuni esperti stranieri, invece, quelle cariche sono un segnale a tutte le altre unità. È bene tenersi lontani dalla zona. Il Kursk si trova in acque troppo basse per poter sganciare un siluro. Se fosse in posizione verticale, la sua poppa emergerebbe di almeno 30 metri e il portellone d'emergenza sarebbe molto al di sopra della superficie dell'acqua. Eppure la Marina russa dichiara di aver impiegato più di 30 ore per localizzarlo. Lunedì 14 agosto 2000. Dopo 48 ore, la tragedia del Kursk diventa finalmente ufficiale. Il sottomarino Kursk è affondato con tutti i membri dell'equipaggio. Apriamo questa edizione del telegiornale con le notizie. Il portavoce della Marina dirama un comunicato stampa. È una collezione di bugie, le prime di una lunga serie. Il sottomarino Kursk che si è adagiato sul fondo. Non c'erano armi nucleari a bordo e il livello di radioattività è nella norma. Firmato Servizio Stampa Marina Militare. Nessuna nave da guerra e nessun sommergibile vanno in mare privi di armamenti, ivi comprese le testate nucleari. Anche se la manovra prevede che si spari a salve, il sommergibile potrebbe trovarsi d'improvviso a dover rispondere a un conflitto reale. Intanto le famiglie dei membri dell'equipaggio arrivano a Murmansk, la base da cui è partito il Kursk. Nessuno sa ancora quale sia stato il destino dei propri cari. Come qualunque sommergibile nucleare, anche il Kursk ha due equipaggi. Corrompendo un ufficiale della Marina con 18.000 rubli, un giornalista della Komsomolskaya Pravda riesce ad ottenere alcune informazioni preziose. Grazie al suo articolo, i familiari vengono a sapere chi, in effetti, quel giorno maledetto, era a bordo del Kursk. Poi uno degli ufficiali in comando dell'esercitazione, l'ammiraglio Mozak, rilascia una dichiarazione che riaccende le speranze. Grazie ad alcuni messaggi pervenutici dal sommergibile, sappiamo che ci sono dei sopravvissuti. Sempre secondo questi messaggi, l'equipaggio ha ancora ossigeno per almeno altri 10 giorni. Non accettavo che mio marito fosse morto. Mi aggrappavo ad ogni minima speranza. Quando annunciarono che c'erano dei sopravvissuti, tornai a sperare che tra questi ci fosse mio marito. La stampa russa e quella internazionale cominciano ad attaccare Putin con sempre maggiore violenza. Il potere è affondato, titolano i giornali. Oppure il potere di Putin si sta esaurendo come l'ossigeno del Kursk. A 5 giorni dalla tragedia, dalla sua residenza sul Mar Nero, Putin dichiara. E ha riferito della situazione. La situazione è certamente drammatica. Ma la flotta del Nord ha le capacità per affrontarla senza l'aiuto delle potenze straniere. Le autorità e i vertici militari accettano di incontrare le famiglie solo una settimana più tardi. Al telegiornale si vede la madre di un marinaio del Kursk che attacca Ilya Klebanov, il vice primo ministro. Ora finalmente lo sappiamo anche noi. Sì, lo sappiamo anche noi. Voglio che il mondo intero ascolti quello che ho da dire. Che cosa avete fatto per salvare i nostri figli? Quali stupide decisioni avete preso? Quanto ancora durerà questo strazio? Quanto prendono i nostri ragazzi? Ditelo! $50 al mese! E ora sono rinchiusi nel fondo dell'oceano! È per fargli fare questa fine che ho tirato su mio figlio? Dove sono i vostri figli? Ha ragione! Siete degli infami! Non ce n'è nessuno laggiù! E allora chi ci può capire? Ci avete rovinato! Dicendo non chi ha il potere come lei! La sola cosa di cui vi occupate è riempire le vostre pance, le vostre tasche.
E intanto i nostri ragazzi riescono a malapena a sopravvivere. Ma in Russia uno sfogo del genere è impensabile. Un medico si avvicina alla donna per iniettarle un calmante. Ne ho abbastanza di questo schifo! Mio marito è andato in pensione dopo 25 anni di fedele servizio! Perché? Perché? Lo chiedo a voi, perché avete trasformato le nostre vite in un incubo? Vai! Vai, non potrò mai perdonarvi, vai! Strappatevi via quei ingrati dalle vostre divise se avete coraggio! Siete solo degli idioti! Siete terrorizzati di perderli, vero? Strappatevi quegli stupidi gradi e poi sparatevi in testa, bastardi! Il medico scompare. La donna si volta e viene circondata da alcuni ufficiali che la avvolgono. A quel punto perde conoscenza. Il giorno dopo, quelle immagini sono già scomparse da ogni telegiornale. In perfetto stile sovietico, alcuni funzionari invitano con fermezza la stampa a lasciare la stanza. Non avete ancora capito? Dovete uscire! Interrompete le riprese. Dovete uscire. Prego, accomodatevi fuori. Fuori. Mentre i marinai del Kursk lottano per la vita sul fondo del mare, sul mare di Barents, a terra regna l'angoscia dei familiari, l'avete visto, la confusione e la menzogna delle autorità. Ma intanto tutti si chiedono una cosa sola: come salvare gli uomini del Kursk. Gli 11 paesi membri della NATO hanno offerto il loro aiuto alla Russia, ma non c'è ancora richiesta ufficiale da parte di Mosca per aiuti internazionali. Giovedì 17 agosto, la Norman Pioneer lascia Trondheim in Norvegia. È seguita anche da un'altra unità di recupero, la Seaway Eagle. A bordo sommozzatori professionisti, sia norvegesi che inglesi. Intanto le autorità russe insistono. L'evacuazione dei superstiti è impossibile. Le pessime condizioni climatiche, le forti correnti e i danni creati dalle esplosioni rendono le operazioni inattuabili. A quel punto ci rendemmo conto che molte delle cose che ci dicevano non erano vere. La visibilità era più che accettabile. Le correnti non erano così forti e la posizione del Kursk non era particolarmente critica. Insomma, pensavamo ancora che avremmo potuto essere di qualche aiuto. Siamo convinte che i nostri ragazzi siano ancora vivi, che presto li potremo riabbracciare. Sì, non tutti torneranno vivi alle proprie case, ma preghiamo gli inglesi e i norvegesi di fare tutto il possibile per aiutarci. Domenica 20 agosto, i sommozzatori inglesi e norvegesi sono autorizzati ad immergersi. Gli viene impedito però di avvicinarsi alla prua del Kursk, dove cioè si sono verificate le esplosioni. I nostri uomini individuarono il sommergibile appena scesi. Non c'erano correnti ed era in posizione orizzontale. C'era stato detto che il gancio di accoppiamento per il salvataggio del sottomarino era distrutto. Invece era assolutamente integro. I russi hanno sostenuto anche che è stato impossibile aprire i portelloni di emergenza. Gli inglesi e i norvegesi invece riescono a forzare il portellone esterno di poppa in appena 25 minuti. Una volta all'interno del Kursk, la sonda telecomandata rivela che il battello è completamente allagato e che non c'è nessun superstite. Quando fu possibile utilizzare l'LR-5, la tragedia si era già consumata. Non potemmo fare nulla. Lunedì 21 agosto, l'ammiraglio Popov rilascia una dichiarazione ufficiale. I nostri cuori sono colmi di tristezza. Perdonateci per i vostri figli, per i vostri ragazzi. Perdonatevi per non essere riuscito a salvarli. A telecamere spente, Popov aggiunge: dedicherò il resto dei miei giorni per trovare chi è responsabile di questa tragedia. Popov dunque ammette che qualcuno è responsabile della tragedia. Il punto è: chi è questo qualcuno?
La stampa comincia a sostenere che le autorità tengono nascoste le vere ragioni del disastro e che se ci fossero stati dei superstiti avrebbero potuto rivelare la verità. L'affair Kursk viene classificato come segreto di Stato. Giorno dopo giorno, sulle possibili cause dell'incidente, cominciano a diffondersi le voci più disparate. Ognuno ha una sua idea. Emergono due teorie. La prima è quella dei vertici della Marina russa, che addossano la colpa a sommergibili americani ed inglesi presenti nella zona, che sarebbero entrati in collisione con il Kursk o addirittura avrebbero lanciato un siluro. È un altro sommergibile di cui non si conosce la nazionalità. Si ignorano... Popov lo disse a chiare lettere. Abbiamo delle informazioni in base alle quali ci sarebbe stata una collisione con un altro sommergibile. Poi mi chiese di cercare di scoprire qualcosa di più. I diplomatici occidentali smentiscono immediatamente che nella zona fossero presenti loro imbarcazioni e ribattono con un'altra ipotesi. L'esplosione accidentale di un vecchio siluro alimentato a perossido di idrogeno. Per l'opinione pubblica, la Marina russa accusa l'Occidente per non ammettere le proprie responsabilità. Tuttavia, a dispetto di ciò che pensa la gente, il primo ministro preferisce sposare l'ipotesi del siluro difettoso. Non ci sono stati mutamenti sostanziali nelle ore passate, né in senso negativo, né in senso positivo, purtroppo. Testimonianze o segni evidenti che un'altra imbarcazione... 12 giorni dopo l'incidente, Putin nomina uno dei suoi uomini, il procuratore generale Vladimir Ustinov, a capo dell'inchiesta ufficiale sul Kursk. Anche Ustinov si dice convinto della teoria del siluro difettoso. A questo punto, dunque, le ipotesi sulla tragedia del Kursk sono almeno due. La prima coinvolge i sommergibili americani, inglesi, presenti nella zona. La causa del disastro potrebbe essere stato un siluro nemico oppure una collisione con uno di questi sommergibili. Secondo l'altra ipotesi, invece, a causare l'incidente sarebbe stata l'esplosione accidentale di un vecchio siluro all'interno del Kursk. Naturalmente è difficile credere che in un'esercitazione così importante sia stato usato un siluro obsoleto e difettoso. Eppure prima ancora che l'inchiesta ufficiale abbia inizio, questa diventa la versione ufficiale, condivisa da tutti, tranne la Marina russa. Naturalmente la versione del siluro difettoso è l'unica che permette a Putin di dissipare ogni dubbio sulla responsabilità di un paese straniero. Nel frattempo una squadra della nave ammiraglia, la Pietro il Grande, scopre una boa di emergenza straniera. Venimmo a sapere che nella zona in cui era avvenuto l'incidente del Kursk era stata rinvenuta una boa verde e bianca. Credo che appartenesse al sottomarino americano Memphis. Ecco, ci siamo tutti. Gli ammiragli russi presentano un video che dimostrerebbe una collisione con un altro sommergibile. Guardate qui, non l'avevo notato prima. Sullo scafo del Kursk si possono scorgere chiaramente delle lacerazioni, così come uno strano buco con la lamiera rivolta verso l'interno. La visibilità non ci aiuta a capire i dettagli. Sì, è tutto buio. Difficilmente una semplice collisione avrebbe potuto causare tanti e tali danni. Le immagini del relitto del Kursk, insomma, e la presenza dei sommergibili americani Memphis e Toledo sulla scena dell'incidente aprono degli scenari inquietanti. L'analisi delle contraddizioni nell'inchiesta ufficiale, i rapporti dell'intelligence, le indagini svolte in Russia, Norvegia, Stati Uniti, Inghilterra, consentono di mettere insieme i pezzi di un puzzle molto, molto complesso. Un vero e proprio scenario di guerra sullo sfondo dei nuovi accordi tra Russia e Cina. È la mattina del 12 agosto 2000. Ai due sommergibili americani, il Memphis e il Toledo, viene assegnata una missione precisa. Il Memphis deve osservare il Kursk da una certa distanza. Il compito del Toledo, invece, è molto più delicato: pedinare il Kursk e dimostrare apertamente che Washington disapprova la presenza dei cinesi nell'esercitazione. Pedinare un sommergibile è sempre un'operazione pericolosa. Ma in acque così basse, dove le manovre sono difficili e dove c'è una grossa interferenza magnetica, diviene rischiosissima.
Forse con una manovra troppo azzardata, il Toledo è arrivato troppo vicino al Kursk e ha causato una collisione. La collisione viene rilevata dalla nave ammiraglia, la Pietro il Grande, che dà l'allarme. Il resto della flotta fa subito rotta sul Kursk, mentre dalle basi a terra decollano i caccia. L'ammiraglio Popov torna con i colleghi cinesi sulla terraferma, dove si riunisce con il comando in capo. La differenza di stazza tra il Kursk e il Toledo è enorme. È come se un piccolo peschereccio avesse speronato la Queen Mary. Grazie al suo doppio scafo, il Kursk ne esce indenne. Il Toledo invece riporta gravi danni e si trova impossibilitato a procedere. A questo punto l'altro sommergibile americano, il Memphis, si attiva per aiutarne la fuga. Durante questa manovra l'equipaggio del Toledo rileva alcuni segnali dal Kursk e il suono tipico del caricamento di un siluro squall. Lo squall è velocissimo. Se venisse lanciato dal Kursk, il Memphis non avrebbe nessuna possibilità di manovra. Per proteggere il suo battello, il comandante del Memphis lancia un siluro Mark 48 contro il Kursk. La testa del siluro americano penetra nel doppio scafo del Kursk, arriva al comparto dei siluri, esplode e si disintegra. Ma il gigantesco Kursk sembra uscire indenne anche da questa esplosione e prosegue la navigazione. Naturalmente, questo era già capitato altre volte. I missili pronti sulla rampa di lancio. Era come una pistola puntata. Nessuno però, fino a quel giorno, aveva mai premuto il grilletto. In questo caso particolare, nel caso del Kursk, qualcuno forse quel grilletto l'ha premuto. Sono giunto alla conclusione che è un missile americano ad aver affondato il Kursk, probabilmente sparato dal Memphis. Capitano Vitali Dmitrievich Dotsenko, storico navale e docente universitario, autore del libro Chi ha sparato al Kursk, pubblicato dall'Associazione degli Ufficiali della Marina Russa. Per Dotsenko non ci sono dubbi, a colpire il Kursk è stato un siluro americano Mark 48. Una volta che il Mark 48 avrebbe colpito il Kursk, la reazione a catena è drammatica. Il disintegrarsi delle particelle all'interno della testata del siluro americano crea una fiammata che innesca le cariche dei siluri del Kursk, compresi gli squall altamente esplosivi. Questa seconda tremenda esplosione provoca l'affondamento del sommergibile. Anche il Memphis, che si trova nelle vicinanze, viene investito dall'onda d'urto dell'esplosione. A caccia dei responsabili, i russi scoprono una macchia d'olio in superficie a circa 15 miglia dal luogo del disastro. A quanto sembra, la perdita viene dal Memphis. Due caccia russi antisommergibile si avvicinarono alla costa norvegese, lungo i nostri confini. E sono iniziate le ricerche di questo sommergibile. Ho chiamato Popov. E gli ho chiesto cosa stessero facendo. Mi disse che stavano cercando un sommergibile americano, con molte probabilità americano, che era rimasto danneggiato perché coinvolto in una collisione. I russi individuano senza difficoltà il Memphis, che procede molto lentamente e che impiega 7 giorni, anziché 2 come sarebbe normale, per raggiungere il porto norvegese di Bergen. Il quotidiano moscovita Versilia, dello stesso gruppo del settimanale americano Newsweek, pubblica alcune foto del Memphis prese dal satellite in un bacino per riparazioni. I norvegesi contestano la data della foto, ma intanto, quasi a confermare la data di quell'immagine, la FSB perquisisce la sede del quotidiano. Una settimana più tardi lo stesso giornale pubblica un'altra foto del sommergibile, stavolta scattata da un giornalista norvegese. La FSB effettua un'altra perquisizione al Versilia. La seconda foto chiarisce ogni dubbio. Il Memphis è effettivamente in riparazione, ma ha subito solo danni superficiali. Ma cosa è successo all'altro sommergibile americano, il Toledo? Gli americani hanno fatto di tutto affinché i russi se ne dimenticassero. Il Memphis, infatti, doveva solo fungere da diversivo per permettere al Toledo di fuggire verso l'Atlantico e tornare negli Stati Uniti. I servizi segreti russi, tuttavia, scoprono che il Toledo, gravemente danneggiato, si nasconde in un porto dall'accesso vietato. Ma gli americani negano il permesso ad un'ispezione. A questo punto, sul sito della Pravda, appare un articolo sconcertante. Nel mare di Barents si è verificato un incidente che avrebbe potuto condurre alla Terza Guerra Mondiale. Per alcuni giorni la pace sul nostro pianeta è rimasta appesa a un filo.
Un minimo passo falso avrebbe significato l'inizio di una guerra nucleare. Il ministro della difesa, Igor Sergeyev, ha informato della situazione il presidente Putin a Sochi. Si è deciso di evitare un suo immediato rientro a Mosca. La sua presenza al comando centrale, infatti, avrebbe indicato che la Russia si stava preparando al conflitto. Fortunatamente l'incidente nel mare di Barents è stato risolto dalla diplomazia. Attraverso numerosi colloqui telefonici, il presidente Clinton e il presidente Putin hanno negoziato una conclusione pacifica della questione. Nell'opinione pubblica russa né quella occidentale avrebbero mai accettato l'idea di un coinvolgimento americano nella tragedia del Kursk, per quanto motivato dalla presenza di ufficiali cinesi nel mare di Barents. Un accordo segreto dunque tra Putin e Clinton per mettere a tacere le responsabilità americane nel disastro del Kursk e evitare quindi una nuova guerra fredda dagli esiti evidentemente imprevedibili. Un'ipotesi questa affacciata da un articolo pubblicato sul sito della Pravda, articolo però che scompare poche ore dopo, ma rilanciato anche dai giornali americani. 29 agosto 2000. Citando fonti dei servizi segreti americani, il New York Times rivela: il sommergibile americano Memphis stava osservando il Kursk durante l'esercitazione. Quello stesso giorno si apprende che George Tenet, il capo della CIA, ha raggiunto Mosca 3 giorni dopo la tragedia. Per quello che mi risulta, il capo della CIA non era mai stato a Mosca prima di allora. E allora perché è venuto proprio in quei giorni? È ovvio che doveva discutere della questione del Kursk. Io sono sicuro che i servizi americani, la CIA, la National Security Agency, sapessero bene cosa fosse tecnicamente accaduto all'interno del Kursk. Non dimentichiamoci che la National Security Agency possiede la tecnologia per lo spionaggio più sofisticata al mondo. E io credo che gli americani sapessero bene come aveva reagito la flotta russa e ciò che la flotta russa pensava fosse accaduto. Putin e Clinton si scambiano telefonate. Alcuni giorni più tardi, Washington cancella un debito della Russia verso gli Stati Uniti. L'America inoltre eroga a Mosca un prestito ulteriore di 10 miliardi e mezzo di dollari. Io credo che sia chiaro a tutti che, dall'incidente del Kursk in poi, la Russia si è avvicinata all'America sempre di più e in moltissimi campi. Abbiamo smantellato le nostre basi a Cuba e quelle in Vietnam. Nell'Asia centrale, Putin ha addirittura permesso agli americani di mettere delle basi in paesi dell'ex Unione Sovietica e soltanto al tempo di Yeltsin sarebbe stato impensabile. Di fronte al montare delle polemiche, degli interrogativi, Putin sceglie il silenzio. Il presidente russo, infatti, ha bisogno di tempo, deve trovare una spiegazione plausibile che soddisfi sia l'opinione pubblica interna che quella internazionale. Putin, di fronte alla prima vera crisi dall'inizio del suo mandato, rivela tutte le sue doti di uomo di potere. Martedì 22 agosto 2000. Putin arriva a Murmansk, dove viene ricevuto dai vertici della Marina e da alcuni familiari dei marinai morti. Il primo incontro è con Irina Liakhina, la vedova del comandante del Kursk. Le riprese dell'unica televisione autorizzata mostrano la misera abitazione del comandante del più prestigioso sottomarino russo. Per il giorno seguente, mercoledì 23, Putin dichiara il lutto nazionale. Ciò nonostante, le famiglie rifiutano di essere accompagnate dal presidente sul luogo della tragedia. Una dimostrazione di ostilità mai vista prima in Russia. Per la prima volta nella storia della Russia, le famiglie delle vittime ottengono un compenso finanziario dallo Stato.
Il risarcimento varia da 25.000 a 3.000 dollari. Per la Russia, una cifra astronomica. Tale da far pensare che Putin stia quasi tentando di comprare le famiglie per evitare che facciano causa. Immediatamente. 2 ottobre 2000. Putin annuncia che i corpi delle 118 vittime del Kursk saranno recuperati. Ad effettuare l'operazione sarà la branca norvegese della Halliburton, la compagnia di cui è stato a capo Dick Cheney. Siamo riusciti a recuperare 4 corpi. Uno è stato ufficialmente identificato. Si tratta dell'ufficiale delle turbine Kalyashnikov. Sono stati scoperti 3 appunti. 2 scritti da Kalyashnikov. Il terzo da Sadilenko. E tutti e 3 sono datati. Grazie a questi appunti abbiamo potuto ricostruire che dopo l'esplosione i membri dell'equipaggio del 7° ed 8° compartimento si sono spostati al 9° dove sono sopravvissuti per 3 giorni. Kalyashnikov scrive: siamo stati uccisi. Ne abbiamo riconosciuto uno. E adesso rendiamo noto il suo nome. È il tenente di vascello Kalyashnikov. Ma alla stampa viene mostrata solo una parte della lettera di Kalyashnikov. Il resto viene tenuto segreto. Alla fine di ottobre dal Kursk vengono recuperati i primi 12 corpi. Gli altri restano imprigionati in fondo al mare. L'unica speranza è far riemergere tutto il relitto. Ma riportare in superficie il relitto del Kursk pone un doppio problema. Da un lato bisogna nascondere la verità sull'accaduto, dall'altro occorre convincere l'opinione pubblica che Putin è in buona fede. Per l'operazione di recupero si offrono molte compagnie, sia russe che straniere. Il 14 maggio 2001 l'annuncio ufficiale. Ad essere stata scelta è l'olandese Mammoet. È l'unica compagnia che ha rifiutato di portare in superficie il comparto Siluri. Questa procedura... Segato dal resto del sommergibile, il comparto Siluri verrà lasciato sul fondo, lasciando così, nel buio degli abissi, anche i segreti del Kursk. Costo dell'operazione 130 milioni di dollari, il doppio del budget annuale della Marina russa per l'intera flotta sottomarina. Ma nessun prezzo è troppo alto per far risalire la popolarità di Vladimir Putin. Sì, è tutto buio. Non si distingue nulla. Non riesco a capire perché abbiano considerato meno pericoloso staccare la parte anteriore del sommergibile che portarlo tutto in superficie. Probabilmente a bordo c'era ancora dell'esplosivo, eppure anche questo distacco avrebbe potuto provocare un'esplosione. Lunedì 8 ottobre 2001. Le voglio mostrare il nostro gagliardetto. Questa volta, per assistere al recupero del Kursk, privo della prua, viene invitata la stampa di tutto il mondo. Nella zona si ristrutturano alberghi, si creano sale conferenza, si aprono siti web. Tutto deve contribuire a fornire una sensazione di grandezza. Per arrivare a questo momento ci sono voluti 4 mesi. La nuova destinazione del Kursk è il porto di Rosliakovo. Ma questa scelta crea altri problemi. I familiari dei militari, infatti, manifestano i loro timori. Secondo alcune voci, il relitto del Kursk contiene scorie radioattive simili a quelle del reattore di Chernobyl. Le farmacie della zona vengono prese d'assalto, tutti vogliono compresse di iodio. Nelle scuole si tengono esercitazioni antiatomiche, mentre vengono distribuite maschere antigas e si organizzano degli autobus pronti ad evacuare la popolazione. Chi può permetterselo, manda i figli altrove. Domenica 21 ottobre 2001. La chiatta olandese arriva a Rosliakovo trainando il Kursk. A poco si intravede l'emblema degli zar, l'aquila a due teste, che emerge dalle acque. Ironia della sorte, il simbolo scelto per il Kursk per rappresentare la rinascita della supremazia russa. A bordo del relitto salgono il procuratore generale Vladimir Ustinov, gli investigatori e i medici legali. Dal relitto del Kursk, l'avete visto, manca la prua dove era alloggiato il comparto dei siluri.
è stato l'estremo tentativo di Putin di nascondere la verità sulla tragedia del sommergibile, e invece c'è un nuovo colpo di scena. I resti del Kursk infatti rivelano qualcosa di sorprendente. Vorrei sapere che cos'è quel buco circolare sulla fiancata dello scafo. L'ho visto con i miei occhi, è rivolto verso l'interno. Non riesco a capire. Nessuno sembra in grado di rispondermi. Sono sorpreso di vedere quello che è ovviamente un buco circolare sulla fiancata del Kursk. Sembra il foro provocato da un siluro. Secondo me deve essere un siluro. Ma quel giorno è successo qualcosa che noi ancora ignoriamo. La fiancata del Kursk, con i chiari segni del punto di impatto di un siluro, viene immediatamente celata alle telecamere. Perché? Solo pochi esperti al mondo conoscono i segreti dei siluri americani. Uno di questi, in via confidenziale, ha spiegato perché quel foro è il segno inequivocabile degli effetti di un Mark 48. L'uranio impoverito nella sua testata, originariamente utilizzato sui carri armati, e la combustione del rame liquido hanno reso possibile un buco netto nel metallo dello scafo. Il computer di guida di questo siluro è specificamente programmato per colpire in questo particolare punto, vicino alla sala comandi. Alcuni giorni dopo, il pool di investigatori annuncia di aver trovato intatti gli equivalenti della scatola nera del Kursk. Il costruttore del sommergibile, Igor Baranov, spiega tuttavia che al momento dell'incidente, sfortunatamente, nessuno di questi registratori era in funzione. Non è quindi possibile ottenere alcuna informazione utile. L'inchiesta ufficiale dichiara che nei pressi della cassaforte è stato rinvenuto il cadavere di un uomo con delle chiavi in mano. Nella cassaforte del Kursk erano conservati i codici da utilizzare in caso di attacco nucleare. Senza quei codici non è possibile lanciare missili. Dei 24 missili di cui disponeva il Kursk, solo 6 sembrano danneggiati dall'esplosione. Le loro testate nucleari vengono inviate presso una base militare segreta per essere smantellate. Secondo alcuni, il vero scopo del recupero del Kursk è questo: evitare che quelle testate finissero nelle mani di potenze straniere o di formazioni terroriste. San Pietroburgo, sabato 17 novembre 2001. Per recuperare le vittime del Kursk ci sono voluti oltre 400 giorni. Un'attesa troppo lunga per i loro familiari, un prezzo troppo alto per preservare un segreto di Stato. Questa volta però la stampa non ha il coraggio neppure di accennare a possibili responsabilità russe, americane o cinesi nella tragedia del Kursk. A questa categoria di manovre può essere... Putin ha raggiunto il suo obiettivo. Lo Stato ha di nuovo il controllo dei mass media e i sondaggi ne sono la conferma. Con il recupero delle vittime del Kursk e con l'incontro con le loro famiglie, la sua popolarità è cresciuta del 20%. Ma Putin è furioso. Accusando dell'incidente del Kursk gli americani, i suoi ammiragli lo hanno messo in una posizione difficilissima. Se le nostre forze armate... Il 1 dicembre 2001 Putin dà il benservito a 10 alti ufficiali della Marina, tra cui i comandanti della flotta del Nord, gli ammiragli Popov e Mozak. Putin ribadisce: non è possibile individuare chiare responsabilità per la tragedia. I due ammiragli avranno nuovi incarichi. Subito dopo Putin regola i conti in ambito politico. Il 18 febbraio 2002, Ilya Klebanov perde il suo posto di vice primo ministro. La stessa sorte tocca al ministro della difesa, Igor Sergeyev, e al ministro degli interni. In sostanza, ad essere esautorati sono tutti quelli che hanno sostenuto l'ipotesi di un coinvolgimento americano nella tragedia del Kursk. Gli Stati Uniti vengono scagionati da qualunque responsabilità. Ora Vladimir Putin può stringere la nuova alleanza con l'America di George Bush. Tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d'America sta per essere firmato. Vladimir Putin, insomma, è riuscito a trasformare la prima grave crisi della sua presidenza in un grande successo politico. Ma per Putin, insieme alla popolarità e al potere, aumentano anche i segreti però da nascondere. Il Cremlino, infatti, continua nel suo progetto di vendere armi all'estero. Adesso però non si tratta più della Cina, ma di nuovi interlocutori in un nuovo gioco di alleanze. E la prova è in alcuni documenti segretissimi ritrovati proprio da quell'agente americano che indagava sugli armamenti del Kursk, Edmund Pope. I
È chiaro che questi documenti dimostrano che il governo russo stava negoziando la vendita dello Shkval al Canada. Una missione delicata, ma talmente delicata, che a condurla è lo stesso Vladimir Putin, in persona, e la Marina russa non ne sapeva niente. Putin sa che i veri beneficiari di questa vendita saranno gli Stati Uniti. Sebbene abbia fatto arrestare Edmund Pope per lo spionaggio sullo Shkval, il presidente russo si impegna in prima persona per cercare di ristabilire un equilibrio tra i due paesi indirettamente responsabili della tragedia del Kursk, la Cina e l'America. 1 luglio 2002, Vladimir Ustinov rende pubblici i risultati dell'inchiesta sul disastro del Kursk. La relazione comincia così. L'incidente si è verificato alle 11:28 di mattina, ora di Mosca. La causa è un siluro per esercitazione che ha innescato una serie di esplosioni a catena nel compartimento dei siluri. Poche settimane più tardi, il relitto del Kursk lascia il porto di Murmansk per essere trasportato su un'isola segreta dove verrà smantellato e fuso. La flotta russa fa esplodere l'ultimo pezzo rimasto del Kursk, il compartimento dei siluri. La prova ultima ancora sul fondo degli abissi. In memoria dell'equipaggio dell'incrociatore atomico sottomarino, deceduto nell'adempimento di un ordine di combattimento simulato. In memoria delle 118 vittime del Kursk sono stati eretti due monumenti, uno a Mosca, l'altro nella base navale di Vidyayevo. I loro familiari invece sono ancora in attesa dell'esito della inutile causa da loro intentata contro lo Stato russo.